14 e 15. Grazie Presidente, ringrazio gli uffici per il supporto dato alla nostra attività politica. A differenza delle altre forze politiche ci tengo a ringraziarli anche per i pareri negativi, perché ci aiutano a distinguere tra la volontà politica ed i vincoli normativi entro i quali essa si può muovere. Quindi, a proposito di distinzione tra azione politica e azione amministrativa, riassumo brevemente il contenuto di questo emendamento e del successivo. Innanzitutto, un primo caso che andiamo a superare è quello delle concessioni scadute, che sono state citate anche nella discussione generale. E, a differenza appunto di quello che sta succedendo adesso, in mancanza di indicazioni politiche gli uffici stanno chiedendo il pagamento del 100% del canone di mercato a coloro che stanno continuando ad offrire servizi sportivi alle condizioni previste dal disciplinare, nella norma transitoria chiediamo il riconoscimento del valore sociale di queste attività e dunque chiediamo l'applicazione, nelle more della pubblicazione del bando per il riaffidamento della concessione, del canone stabilito nel disciplinare. A proposito degli allegati B e C, che sono stati citati anch'essi nella discussione generale, dove saranno inclusi gli impianti secondo appunto la rispettiva classificazione, voi stessi nella discussione generale avete dato la risposta, ovvero ci sono dei casi particolari dove ci sono problemi, ad esempio per quanto riguarda la proprietà del terreno o altri elementi appunto di criticità, che sebbene la classificazione sia stabilita in modo chiaro, preferiamo non allegare al regolamento un elenco specifico. E preciso, in realtà all'interno del testo del regolamento è scritto che ogni eventuale deroga a questa classificazione sarà fatta dall'Assemblea Capitolina e non dalla Giunta. Rispondo a Ghera, che aveva osservato qualcosa di diverso. E a proposito dei lavori previsti dei bandi, anche questo è stato citato all'interno della discussione generale, proprio con uno degli emendamenti presentati, riconosciamo anche laddove gli investimenti previsti nei progetti non siano ancora stati realizzati, diamo la possibilità appunto di effettuarli e ne chiediamo un riconoscimento nella norma transitoria entro secondo quanto è stabilito appunto dalle normative vigenti, quindi chiediamo semplicemente di ripresentarli nelle forme consentite dalla legge. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie.